Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Marcio, che insomma ne ha visti parecchi di governi fatti, disfatti, e il ruolo del Presidente della Repubblica, come sappiamo, è chiave, davvero chiave in questi momenti. Abbiamo messo una bella foto di Mattarella con i tre leader del centrodestra, caro Marzio. Allora, raccontami un po', cosa vedi, cioè, Mattarella quanto è preoccupato, quali sono anche le voci che arrivano dal Quirinale, no? E, tra l'altro, scusa, questa foto mi fa venire in mente una domanda, Marzio, ma si presenterà unito il centrodestra adesso per... insomma, da Mattarella con tutti e tre i leader, o sarà Giorgia Meloni ad andare lì ormai come leader indiscusso della coalizione? Beh, diciamo, oramai è invalsa la prassi che le coalizioni si presentano magari unite anche per fare in fretta. Se si presentassero divisi, cioè con singole udienze, insomma, non sarebbe un gran bel segnale, nel senso che è scontato che la Meloni proponga se stessa per l'incarico, chieda insomma l'incarico di governo, di formare il governo, e se sono tutti e tre insieme non si vede come Salvini o Berlusconi possano dire beh, ma magari potrebbe essere un'altra figura, eccetera. Se sono insieme davanti a lei che ha vinto, anzi stravinto, nella coalizione del centrodestra, non possono che accodarsi a quel tipo di richiesta. Io penso che si presenteranno uniti, che quindi sarà un'unica udienza, un unico incontro. E il mandato sarà pieno, non esplorativo, a tuo parere, a Giorgia Meloni? No. Sarà pieno, perché voglio dire, il mandato esplorativo, come per esempio fu quello che ebbe Bersani, e quando c'è una maggioranza incerta magari in uno dei rami del Parlamento, quando le cose non sono chiare, qui il risultato è chiaro, vorrei dire eclatante, e quindi il mandato non può che essere pieno sicuramente. Scusa, non solo, ma... Volevo sapere una cosa: quali sono a tuo parere i profili attenzionati, sì, dai profili dei ministri, intendo attenzionati dal Quirinale, cioè le cose su cui Mattarella dirà, come ha detto in tante altre occasioni, francamente, guardate, no, su questa posizione, penso per esempio agli esteri, io ho bisogno di una garanzia in più. Sì, gli esteri, ma anche per esempio la difesa, perché il titolare del Ministero della Difesa poi avrà in mano, avrà accesso ai dossier, diciamo, militari, non solo italiani ma anche quelli della NATO, e non è che possono essere affidati a un ministero come questo, può essere affidato a un, dico per dire adesso, a un putiniano o uno la cui fede atlantica sia, come dire, incerta, dico per dire. Allo stesso modo per gli esteri, perché è in gioco in quel caso la coerenza ai trattati che l'Italia ha firmato. Bisogna ricordare che il Presidente della Repubblica, a termini di Costituzione, è anche il garante dei trattati internazionali. Quindi, Marzio, questi due sicuramente... A proposito di smentite, stamattina vanno di moda, ma quello che è venuto fuori sulla stampa, no? Quella preoccupazione della Meloni su un Salvini all'interno, su un Salvini filorusso, è una preoccupazione che Mattarella ha in testa, cioè la posizione di Salvini è un elemento sensibile nella formazione di governo? Non lo so questo, perché è troppo un elemento personale. Noi sappiamo che se il Presidente della Repubblica, abbiamo avuto esperienza, ha dei dubbi sul fatto di una certa figura in un certo ruolo, può bloccare. In sostanza la Costituzione e la prassi dice che il capo del governo, il Presidente del Consiglio, diciamo incaricato, propone
e il Presidente della Repubblica ratifica la scelta, come dire, è un potere duale che è in capo a tutti e due questi soggetti. Se il Presidente della Repubblica non è convinto su un certo particolare ministero, vorrei dire che per esempio anche la giustizia è un ministero delicato, no? Ci ricordiamo che Scalfaro, quando Berlusconi nel 94 voleva la giustizia, il suo avvocato Previti, Scalfaro si impuntò e batté il pugno, diciamo pure, sul tavolo e disse: no, quel nome su questo tavolo allora, non facciamo passa. Una cosa, Marzio, e Previti così alla giustizia non passò. Allarghiamo la discussione.